RS Lauria contro Red Tube, il punteggio ancora sulla 0-0. Basolato appena impegnato con un gran destro, portiere Red Tube. Con la cacciata, con la palla in mezzo, ripartire il contropiede, Mangoni fa buona guardia e di testa. Voleva appoggiarla a Sommelle, invece regala un calcio con Red Tube. Che hanno la spianata, ancora Badolato potrebbe spazzare. C'è ancora Sadubi che prende palla. Fermato la signor Prodomo. Gioco fermo, si ripartirà da una rimessa, un calcio di punizione fiato a Mario Badolato. Lunga città di mezzo, cercare Tamai, ci vado da Sarubi, si è rimessa laterale per l'RS Lauria. Si avvicina la rimessa fino da Badolato che mette in mezzo, palla insidiosa, spiovente, a cercare Tamai, palla che però muore sul fondo, si è rimessa laterale per il Red Tube. Lungo rinvio del portiere degli azzurri. Sulle gravissime serpentine del numero 10 del Red Tube a cercare attenzione, fallo nella di rigore subito la Sommella. Lungo che grande si è rimessa, riuscita a fotografiare la Sommella. Grazie Platone per i contributi dai alla regia, dai alla regia. Impressione sulla partita, cioè, come stiamo mettendo? Due fratellini lungo. Uno più lungo dell'altro. Più lungo dell'altro. Se non riesciamo a segnare, anche se predominiamo. Mo si esce il gol. Sì, eh? Andiamo a leggere questa rimessa dal fondo. Questo calcio d'angolo affidato a Tamai. Anzi, a Deriso, prima di chiudere il nostro collegamento. All'altra scodellare, passata il difensore del Red Tube, chiudiamo qui il nostro collegamento. Ecco il Red Tube a completo nella partita vinta proprio dai Red Tube contro l'RS Lauria per 1-0, MVP Antonio Longo, due parole su questa partita Antonio. Allora abbiamo fatto una bella azione, il primo gol con Giuseppe, Toni e Fabio e poi il mio tiro nell'angolino abbiamo segnato. Quindi manovra corale, la squadra sta girando bene quindi. Sì, stiamo girando bene, abbiamo perso due partite però cerchiamo di farci. Senti, dopo 5 giornate a cosa pensate di poter aspirare in questo torneo? Terzo posto. Prima posto. Zone nobili. Sì. La Champions. Poi Anguisani non mi manca per niente, mi credi? No, però dedichiamo questa vittoria a Anguisani. Che c'è in Calabria con le pacche là. Va benissimo, grazie.